Amici di Every Eye, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con il film del mese. Questa volta tocca al mese di giugno. L'estate italiana, si sa, è poco propensa al cinema, soprattutto se il tempo si mantiene mite e sono previsti gli europei di calcio. La proposta di quest'anno è andata quindi decisamente a ribasso. Abbiamo avuto però delle pellicole di grande intrattenimento, come The Conjuring, Il caso Enfield, The Nice Guys e Now You See Me 2. Ma quale sarà tra questi il vincitore del titolo di film del mese? Ora i più grandi maghi del mondo saranno il mio. Il film del mese di giugno, secondo la redazione di Every Eye Cinema, è Now You See Me 2, diretto da John Chu e con, tra gli interpreti, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Dave Franco e i nuovi Lizzie Kaplan e Daniel Radcliffe. I quattro cavalieri stavolta affrontano una seconda avventura, portando in tutto il mondo l'illusione a nuove vette di stupore. Un anno dopo aver ingannato l'FBI ed aver conquistato il favore del pubblico, gli illusionisti ritornano con una nuova performance, nella speranza di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia. L'uomo dietro il loro ritorno è Walter Mabry, interpretato da Daniel Radcliffe, un prodigio della tecnologia che minaccia la vita e la reputazione dei cavalieri agli occhi del mondo. Now You See Me 2 raddoppia l'azione e lo spettacolo rispetto al già movimentato capostipite, sacrificando solo un po' di mistero e presentando qualche colpo di scena in meno. Le 2 ore e 10 di pellicola ad ogni modo scorrono che è un piacere, supportate alla grande da un cast in gran rispolvero e da una fotografia adatta alla rappresentazione dei numeri di cavalieri. Il primo atto sia stato solo il preludio. Oltretutto, e non è da sottovalutare, si stanno ponendo le basi per una mitologia degna di una vera saga e potremo dunque abituarci a vedere Danny Atlas ed Alan Rhodes sul grande schermo in molti altri sequel se la qualità rimane sempre questa. Now You See Me 2, il nostro consiglio di giugno, è nelle sale italiane dall'8 giugno 2016, potete trovarlo quindi in tutti i cinema. Date un'occhiata.